ancora un importante e prestigioso riconoscimento per la ginnasta Filomena Marmo della danza e ginnastica Kodokan, che è stata premiata tra le speranze azzurre dall'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, sezione di Salerno. La piccola ma determinata ginnasta, come è stata definita alla cerimonia di premiazione, è tesserata con la società valdianese ed ha ritirato la prestigiosa medaglia per i risultati conseguiti nel 2023 a livello nazionale nelle competizioni federali. Un riconoscimento che gli è stato conferito alla presenza di importanti personalità del mondo della ginnastica italiana. Ed è cominciato poi nel migliore dei modi il primo weekend di gare federali per la danza e ginnastica Kodokan, che ha ottenuto ben 3 ori, 1 argento e 2 bronzi. Al Palaveriero di San Giovanni a Cremano, Filomena Marmo ha brillato nella categoria A3, conquistando il primo posto assoluto con un margine di oltre 7 punti dalla seconda classificata. Ha ottenuto 3 primi posti nelle specialità corpo libero, fune e clavette ed ha chiuso al secondo posto nel nastro. Anche Laura Barone nella categoria A4 ha fatto il suo ottimo esordio con una medaglia d'argento grazie ai 2 primi posti nel cerchio e nel nastro, e un piazzamento quindi di tutto rispetto nelle altre categorie. Medaglia di bronzo per Marianna Buono della società GR Ponte Cagnano, anche lei tesserata con la danza e ginnastica Kodokan per l'anno in corso. Ma le buone notizie non finiscono qui. Durante il campionato regionale della Federazione Ginnastica Italiana Gold di specialità, Vincenza Marmo ha brillato nella categoria J2, 14 anni, portando a casa ben 2 ori, primo posto al cerchio e primo posto anche al nastro. Sara Trot nella categoria J1, 13 anni, ha conquistato un 3° posto alla palla e si è qualificata ai piedi del podio al nastro. Le codachine, come vengono affettuosamente chiamate, hanno dimostrato il loro talento e la loro determinazione in questo inizio di stagione, preparandosi già con entusiasmo per la seconda prova in calendario nel prossimo fine settimana.